Cristiano, bentornato, storia di un impiegato, 50 anni, davvero un gran bel progetto, De André canta De André, è appena iniziato il tour con queste due date, diciamo, d'inizio, queste due date di inaugurazione. Due date zero, sì. Due date zero e poi si parte dal 30. Come ti senti da questo punto di vista? Abbiamo lavorato tanto, due date zero sono state veramente un'emozione. La prima c'era ancora da fare, la seconda è andata bene e quindi siamo pronti per Novara. E devo dire che c'è stato molto lavoro da parte mia di Stefano Melone su questo progetto musicale e altrettanto lavoro da parte di chi fa le proiezioni video storiche del 68 e anche dei giorni nostri, quindi c'è un lavoro altrettanto potente dall'altra parte. Beh, diciamo che comunque sei riuscito ad attualizzare dal punto di vista musicale un progetto già drammaticamente, possiamo dire, attuale. Qual è stato il segreto di tutto questo? Ma il segreto di questo disco? Di questo tipo di lavoro, di questo tipo di lavoro proprio di attualizzazione dal punto di vista musicale. È stato un ripercorrere tutti i miei stili musicali dai tempi del conservatorio in poi, quindi dalla classica fino a passare per il rock, per la psichedelia, per il progress, per la world. E quindi ho cercato di mischiare tutti questi stili in un unico progetto. Quindi non ha un riferimento unico, ma tanti riferimenti che sono stati un po' cuciti tra di loro. In effetti rock e psichedelia che si sposano in maniera perfetta con quello che è il senso di questo progetto, che dicevamo a 50 anni di distanza, mantiene una forza che è ancora disarmante. Mantiene una forza disarmante perché il potere c'è ancora e quindi ha tutte le sue varianti rispetto al potere di una volta. E più subito si infiltra diversamente. L'idea di questo disco è stata proprio quella di far capire agli altri che il potere non è mai buono e quindi di seguire un filo anarchico, dalla società indiana d'America fino ad arrivare ai tempi agli indiani metropolitani, agli hippie, al peace and love degli hippie. E quindi il sogno si contrappone invece al potere che in ogni forma cerca di buttare giù un potere per diventare a sua volta il potere peggio di quello che aveva cercato di uccidere. E quindi a 50 anni, nel 68, secondo me l'utopia continua a esserci, quindi il sogno rimane l'ideologia. Ma oggi ha ancora senso parlare di sogni, perché appunto già forse 50 anni fa si diceva che i sogni erano morti, forse ci rimanevano solamente quelli. Oggi a 50 anni di distanza forse possiamo sognare ma qualcosa di ancora più piccolo, forse la felicità è ancora più vicina o è ancora più distante? Ma io credo che siamo passati sotto un tritatutto, dove un'ideologia degli anni 70, quella pacifista, è stata massacrata dai colletti bianchi, dallo stesso potere che cercavamo di combattere, perché probabilmente non era così solida. E oggi che dire, credo che siamo stati abbastanza privati dell'arte, della cultura in questi 50 anni, 40-50 anni, dove si è visto soltanto il capitalismo, dove si è visto soltanto che la felicità si poteva comprare o che oggi vige la legge del più furbo, quindi tante cose che ci hanno riportato indietro rispetto ai tempi in cui probabilmente eravamo anche più intelligenti, più sensibili. Credo che
mai come oggi ci sia il bisogno invece di continuare a fare dell'arte, continuare a fare della cultura e sensibilizzare le persone rispetto a una strada sbagliata, a una strada che il potere ha depistato. Ritroviamo questa strada che poi seguire la propria anima e seguire la bellezza e la giustizia. Ma tutto questo in qualche modo può ripartire da Genova? Genova comunque è città di porto, città comunque da sempre di migranti. Beh, Genova è una delle più grandi città del Mediterraneo, quindi della cultura, dell'arte, quindi partire da Genova è partire dalla mia città e dalla città di mio padre, quindi in ogni caso è, il punto di partenza è inevitabile. E senti, De André Canta De André ormai è un progetto che da qualche anno stai portando in giro per l'Italia e quello che sorprende è che riesci comunque ad abbracciare una fetta di pubblico sempre più ampia e che sempre più comunque crede in questo messaggio, nel messaggio di Fabrizio. Ma sai, come ho detto, in un momento arido come questo la mancanza di mio padre è stata veramente alta e quindi io sto cercando di colmarla un po' questa mancanza, riportando lui, non con un copia e incolla, quindi non facendo il suo verso, ma cercando attraverso i miei arrangiamenti e la mia visione musicale di rinnovare ogni sua opera e di portarla anche a chi non ascolta prettamente la canzone d'autore. Quindi mi trovo spesso, come ho già detto in molte interviste, ragazzi di 15 anni, 16 anni che probabilmente non conoscevano bene mio padre o che davvero non lo conoscevano. E quando succede che poi lo conoscono e si avvicinano a lui, non lo mollano, perché rimane comunque un appiglio in questo vuoto esistenziale. Anche perché comunque c'è stato un vero e proprio passaggio di consegne fra voi, già nel 98 in quello che fu il suo ultimo tour. Sì, ci siamo ritrovati padre e figlio, ma anche due persone che avevano un onore reciproco, una stima reciproca. Io ho aspettato tanti anni, ma finalmente lui mi ha dato anche la stima di poter riarrangiare un tour come è stato quello del 98 e avvicinarmi a lui, dove dico meglio tardi che mai, perché poteva anche andare avanti questa unione che avevamo solidificato. Però è andata così. Ma senti, ma oggi nel 2018 come riesci a scindere le figure di Fabrizio De André, grandissimo artista, autore, cantautore, e Fabrizio De André padre? Ma ho vissuto tanti quei procedimenti interiori da quando è mancato lui in questi 20 anni, dove l'ho odiato, l'ho amato, l'ho ridiato, dove non avevo ancora fatto un passaggio di perdono e sono riuscito a farlo. Mi sento libero oggi, non lo sogno ma gli parlo, come ho detto in un'intervista, direi quasi tutti i giorni, sento che mi dà delle indicazioni importanti. Credo che artisticamente anche sul palco questo si vede. Sul palco sì, anche. Quindi per me è portare qualcosa che non sarà mai vecchio, perché quando si raggiunge l'arte perfetta, l'arte diventa temporale e quindi solca assolutamente il tempo e gli anni, la storia. Oggi io non faccio altro che dare un nuovo vestito alle sue opere che comunque sono fuori dal tempo. Senti, io non posso che ringraziarti, a questo punto ci si vedrà in giro per l'Italia a partire dal 30 di novembre da Fondaretto d'Agogna, in giro per l'Italia, e con la speranza poi anche di poter ascoltare qualcosa di nuovo anche di tuo. Perché sì, comunque... sì, anche perché dopo questo progetto qua ho in cantiere un mio disco e anche un po' di pausa. Eh sì, anche perché comunque sai, quella pietra miliare che fu Scaramante infatti. Ha bisogno di... Scaramante lo riporto in questo progetto qua di Storia Impiegato, ho voluto riprendere quel tipo di suono, Scaramante, e rinnovarlo ancora, e quindi si ricomincia da lì. Grazie mille Cristiano. Grazie a te, ciao a tutti.